Ma ciao a tutti! Non sono uno alla 5 Minutes Craft, ma oggi vi insegnerò anch'io un piccolo DIY con dei sacchetti di gel di silice. Queste palline vengono spesso messe insieme alle scarpe, per esempio, e con tanti altri prodotti. Sicuramente sono utilissimi perché proteggono i vostri prodotti appunto da quando partono dalla zona di consegna fino all'arrivo. Ma ci sono altri utilizzi interessanti che andremo a vedere oggi. Se siete già passati dalla pagina Telegram ufficiale e vi siete iscritti pure lì, seduraiatevi che cominciamo! Tra gli utilizzi migliori, per esempio, potete rimettere in sesto uno smartphone danneggiato dall'acqua. Secondo una statistica, moltissime persone hanno fatto cadere almeno una volta nella loro vita il cellulare nel gabinetto, o comunque in un lavandino, o ovunque ci fosse dell'acqua. Se anche in questo momento vi è caduto dalle mani in una zona così, andate al computer a finire il video e procuratevi molti sacchettini di gel. E metteteli intorno al vostro smartphone, assorbiranno tutta l'acqua e dopo nemmeno una notte funzionerà alla perfezione di nuovo. E questo è solo l'inizio. Potete anche metterli nel vostro armadio per tenere freschi i vestiti per molto tempo senza che l'odore di chiuso prenda il controllo troppo presto. Infatti, come saprete, c'è bisogno di aprire di tanto in tanto l'armadio e farlo arieggiare, altrimenti si potrebbe anche accumulare della muffa. Se siete persone che sudano spesso, allora la silice vi aiuterà ad assorbire questo sudore. Se per esempio avete messo via i vestiti estivi e state appunto aspettando l'estate, potreste anche fare a meno di lavarli, utilizzando semplicemente per tutti i mesi invernali un po' di sacchettini di gel. E parlando di assorbimento di sudore estremo, a volte anche dopo averli lavati rimane un po' di odore, specialmente nei vestiti utilizzati per fare attività. Quindi se state facendo la borsa per la palestra, ricordatevi sempre di metterci dentro la silice. In questo modo tutto l'odore di sudore verrà assorbito dalla borsa e quando tornerete a casa non si sentirà quasi niente dentro essa. Perché anche se avete lavato un pantaloncino o una maglietta che usate spesso per fare palestra, alla fine se non lavate o tenete la borsa in modo decente non conta nulla e i vostri vestiti puzzeranno dopo 2 minuti che li avrete messi dentro. I batteri poi si accumulano di più in zone del genere e questo vale anche per i vestiti che magari lasciate in bagno in attesa di essere lavati. Metteteci qualche bel sacchettino se sapete che dovranno passare giorni prima di accendere la lavatrice per pulirli. Prima di continuare con il video volevo fare una piccola sponsorizzazione per Master Mattia, un maestro in Italia attualmente che insegna Qigong, non so se l'ho pronunciato giusto, uno stile di combattimento incredibile, il cui nome tradotto vuol dire lavoro di energia, ed è considerata un'arte marziale interna adatta per uomini e donne di ogni fascia d'età. Con la pratica meditativa può portare ad alti livelli di forza fisica e mentale, quasi come un monaco Shaolin volendo, vi ricordate il video precedente? Ma non solo, quest'uomo insegna anche il Practical Wing Chun, creato dal gran maestro Wang Kam Leung. Non so se ho pronunciato giusto i nomi, ma andiamo avanti. Si è allenato per ben 7 anni da questo maestro trasferendosi a Hong Kong all'età di 16 anni e praticando dalla mattina alla sera, diventando poi uno dei suoi istruttori certificati internazionali. Insomma, se questo non è abbastanza per capire la sua devozione, vi consiglio di fare un giro sulla sua pagina Instagram e sul suo canale YouTube. Chissà, potreste imparare qualcosa di nuovo e appassionarvi. Intanto continuiamo e vi lascio i link in descrizione. Assolutamente fateci un giro. Parliamo anche dei make-up. Sono in grado di prolungare la durata della scadenza dei cosmetici volendo. Tante persone non sanno che anche questi prodotti hanno una scadenza, basta leggere il numero sul disegno del barattolo aperto. Proprio quello indica ciò che ci serve. Se non siete utilizzatrici compulsive di trucchi, allora vi do un consiglio, provate a inserirli dentro la borsetta dove tenete tutto. In questo modo potrete andare oltre la data di scadenza scritta. Anche i documenti e le fotografie che con il tempo si degradano sempre di più possono essere tenuti perfettamente. Le bustine in gel silice sono molto utili. Vengono utilizzate principalmente per proteggere i prodotti dall'umidità. E quale posto migliore del vostro cassetto di foto e documenti per accumulare l'umidità? Se per esempio avete degli scontrini importanti per delle garanzie, saprete benissimo come me che dopo poco tempo si rovinano. Sapete una cosa che non mi piace assolutamente? Quella fastidiosa condensa sui vetri della macchina o anche sui vetri delle finestre di casa. Per evitare una cosa del genere, a quanto pare bastano proprio queste bustine da tenere sul cruscotto in casa sul davanzale. E previene la ruggine anche. Se ci piace il bricolage e abbiamo casa piena di cassette da lavoro, conservare cacciaviti, martelli, pinze, lamette, ma anche coltelli e rasoi accanto a sacchetti di gel di silice, ci aiuterà a preservarli dalla ruggine.
In generale, un po' su tutti gli oggetti elettronici possiamo mettere questo gel, perché li protegge dall'umidità e spesso anche dalla polvere che filtra. Come saprete, se tenete un oggetto molto tempo senza mai utilizzarlo, la polvere si accumula tantissimo. Così tanto da arrivare ad un punto critico, fino a rovinarlo. Quindi ricordatevi la prossima volta questi consigli prima di tentare strade costose. Noi per oggi concludiamo, spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace e ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.